saluto, un buongiorno da Fabio Balbi, amici di MTB Channel. Siamo a Casella in provincia di Genova. Tra pochissimi minuti alzeremo ufficialmente il sipario sull'edizione 2023 per quanto riguarda il marathon dell'Appennino. L'anno scorso campionato italiano, quest'anno prova del circuito del Marathon Tour. È un ritorno gradito di questo circuito, nato nel 2004 e poi concluso nel 2017, quindi un ritorno gradito. E in cabina di regia la macchina organizzativa di Sandro Tuvo, che ovviamente è pronta per ospitare quasi 400 atleti iscritti, ma visto in considerazione anche del maltempo saremo circa sopra i 200 gli atleti impegnati sia nel percorso maratona che nel percorso della Gran Fondo. Ci sono comunque nomi molto importanti, anche perché è un'indicativa importante per quello che sarà poi la convocazione per i campionati europei, per i campionati mondiali. Sicuramente sarà un grande spettacolo, noi ci siamo, buona visione. Casella ovviamente è anche gara indicativa per quella che sarà la convocazione per i prossimi campionati europei che si terranno all'ISAC e ovviamente anche per i prossimi mondiali. Presente Mirko Celestino, che oggi è di casa, commissario tecnico della nazionale. Buongiorno Mirko. Sarà una gara molto importante come quella di finale ligure per quelle che saranno le tue scelte per coloro che difenderanno i colori della nazionale azzurra agli europei. Sì, una grande trasferta soprattutto per quanto mi riguarda. Ieri eravamo in Valle d'Aosta per la chiusura della l'ultima prova, no, degli internazionali dell'Italia Bike Cup. È stata bellissima, una bellissima prova asciutta perché il giorno prima pioveva, comunque ecco, è stata molto emozionante. Oggi siamo qui, siamo ritornati in Liguria. Settimana prossima, come hai detto tu, ancora di più, nel senso con la Coppa del Mondo di finale ligure. Ma oggi ci troviamo a Casella. Sì, sono le due gare indicative prima dei campionati europei, quindi qui i ragazzi, qui e la settimana prossima si giocheranno un po' questi posti per gli europei, ecco. Quale posto occuperai l'Italia secondo te ai prossimi campionati europei? Ma guarda, abbiamo visto già a Nove Mesto che i nostri ragazzi ci sono, sia San Parisi che Rabesteiner, e non solo, hanno fatto dei grandi risultati. Come Italia abbiamo già vinto la prima gara di Coppa del Mondo, ce ne saranno quattro, la prossima, la seconda sarà appunto settimana prossima finale ligure. I ragazzi secondo me stanno bene, anche perché su un percorso di come quello che troveremo ai campionati europei in Francia è adatto alle nostre caratteristiche, quindi sia Fabio che San Parisi hanno vinto su un terreno, diciamo, un po' più favorevole ai nostri avversari. Speriamo bene, dai, sappiamo che abbiamo il campione italiano, il campione europeo in carica, Fabian Rabesteiner. L'anno scorso ci ha dato questa grandissima soddisfazione. E speriamo anche nelle donne Claudia Peretti, la Fasolis, sono ragazze che ci tengo particolarmente e dai, speriamo che si continui così. Buona stagione. Grazie. Ci siamo pronti, siamo con Sandro Tuvo, il responsabile di questa importante manifestazione della Genova Cup Marathon dell'Appennino, che è prova indicativa per i prossimi campionati europei. Sandro, come stai e cosa possiamo dire a pochissimi minuti dal via? Ma tutto bene, noi volevo ribadire che questa manifestazione l'abbiamo portata a termine per il rispetto dei bikers, nonostante tutte le polemiche che usciranno, perché un calendario così squinternato, la Federazione Ciclistica Italiana, la Commissione Fuoristrada deve farsi voce anche degli organizzatori, perché non si può impegnare, spendere 20-30 mila euro fino a una settimana prima e poi scoprire che le squadre elite sono in altura a preparare la Coppa del Mondo. Ci vuole della programmazione che a questo punto imputo alla Federazione Ciclistica. Ovviamente dietro la tua la macchina organizzativa ci sono tantissime persone che vorrei ringraziare. Certo, io innanzitutto ringrazio il Comune di Casella che in tutti questi anni
mia ci ha sopportato, Regione Liguria, Città Metropolitana, Comune di Genova, Parco Antola, che da quest'anno inizieremo anche con delle iniziative già dal 23 per la valorizzazione del territorio dell'Appennino Ligure Piemontese e tutto. Grazie, buona giornata. Grazie.
io. Sport è la mia vita. Per allenamento accetto i sacrifici e la fatica, ma solo io conosco il reale valore di tutto questo. Le gare, l'adrenalina, il confronto con le mie avversarie per puntare al mio obiettivo competitivo. Con lo sport ritrovo sempre me stessa. È lo sport che mi dà la forza e la mentalità per superare i limiti davanti a qualsiasi difficoltà. Occhio dietro.
Diego Alfonso Arias Cuervo, il vincitore della Genova Cup Marathon dell'Appennino MTB, che gara è stata? Allora, è stata una gara molto dura e soprattutto i KTM nella prima parte hanno cercato di fare un ritmo molto forte, anche i Jacopo Vili sono stati lì un po' a fare il ritmo, era molto alto, era difficile fare la differenza nella prima parte di gara, infatti eravamo sempre in un gruppetto di 6 e ho deciso di aspettare a meno 15, che c'erano due pezzi d'asfalto in salita dove ho provato lì a fare la differenza, perché prima davvero non era molto difficile. Sono riuscito a aprire un buchettino sui San Parisi e niente, ho stretto i denti fino all'arrivo e ho aumentato un pochettino il gap che c'era. Le gambe nell'ultima parte di gara hanno risposto molto bene, gara molto tecnica, molto bella, e il terreno è lento e bisogna stare tantissimi perché si scivolava molto molto facile. La pioggia di ieri sera sicuramente lo ha reso un pochettino più complicato, però una vittoria che mi rende molto felice e fiducioso per le prossime che arrivano. Nicola Samparisi, secondo classificato, l'arrivo con il fratello Lorenzo, però non ti vedo molto contento, significa che è successo qualcosa di particolare, ti aspettavi qualcosa di più? Ma diciamo che ero venuto qua con l'ambizione di vincere, poi ovviamente Diego non è il primo arrivato, è un atleta valido che in salita va molto forte, mi ha messo in difficoltà sull'ultima salita. Io ho provato a anticiparlo in discesa, avevo preso qualcosina, però complimenti a lui, è andato veramente veramente forte. Tanti secondi posti, prima o poi arriverà anche la vittoria, e poi ti chiedo anche del percorso. Sì, dai, sono già contento perché quest'anno comunque ne ho già vinte due di internazionali in Spagna, quindi bene, secondo posto vuol dire che sono sempre lì e dai, pian piano arriverà anche un'altra vittoria. Percorso? Percorso come sempre bellissimo, un po' di fanghino ha reso un po' più tecnico il tracciato, però veramente bello, complimenti agli organizzatori. Lorenzo Samparisi, è arrivato un podio, tu aspettavi moltissimo questo risultato? Sì, l'ho preparata, sono andato in altura un paio di settimane proprio per preparare questo appuntamento e quello di settimana prossima. Ci tenevo molto a far bene qua e sono veramente contento perché finalmente la gamba gira bene. Ho avuto un piccolo problema, un inconveniente meccanico, e ringrazio tutto il drappello dei primi che con grande fair play mi ha aspettato una ventina di secondi e poi ce la siamo giocata sulle salite. Contento di questa terza posizione. C'è stato un po' il gioco di squadra in casa Samparisi, in casa KTM, che eravate anche in tre? Sì, ci abbiamo provato veramente tante volte, ci abbiamo provato su tre salite diverse, però era veramente dura far selezione perché davanti andavamo tutti veramente veramente forte. Quando poi sulla salita diciamo lunga del tracciato Diego ha fatto un bel allungo e siamo rimasti in quattro. E dopo ha riallungato, ci è rimasto in tre, poi è andato via da solo. Sulla salita veramente va veramente forte, ce l'abbiamo messa tutta e va bene così, dai. Dario Cherchi, allora, quarto posto assoluto, primo degli under 23, è andato tutto per il verso giusto? Sì, dai, è andata comunque molto bene, siamo rimasti da subito in 6, tre della KTM, abbiamo provato a fare un po' di gioco di squadra, poi sulla seconda salita lunga Diego ha forzato parecchio e siamo rimasti in 4, 3 noi della KTM e lui. E poi sul secondo passaggio sui Giovi io sono rimasto un po' sulle gambe, mi sono un po' ingambito, sono rimasti loro tre davanti e poi Diego ha aumentato ancora, è arrivato da solo e noi abbiamo fatto secondi, terzi e quarti, comunque direi un ottimo risultato. Quindi ormai è ufficiale, punti al Marathon Tour come Under 23? Sì, dai, due primi posti, adesso vediamo le prossime tappe, però dai, adesso un bel vantaggio e vediamo cosa si riesce a fare, dai. Salve a tutti, sono Andrea Macri, questo è il secondo anno che mi ripeto con Genoa Bike. L'anno scorso un terzo di categoria per me in M3, Gran Fondo dell'Appennino, mi sono divertito tantissimo, grazie al presidente Tuvo. Grazie Andrea.
E niente, venite a trovarci, il prossimo anno ci saremo, presidente. Certo, saremo il prossimo anno e il prossimo poi ancora col campionato europeo 2025. Io spero di esserci, grazie a tutti, ciao! Ma sì, sono contenta e oggi sono venuta perché volevo fare un paio di prove tecniche sul lungo e è stato molto utile, il percorso è molto bello, già lo sapevo, quindi volevo, ci tenevo a esserci e quindi niente, è stata una bella giornata, gara bagnata, percorso bagnato per metà gara, quindi bello impegnativo dal punto di vista tecnico. E poi però si è asciugato, quindi è diventato bello, scorrevole poco perché qua comunque è molto spaccato e bello, è proprio un bel tracciato. Guarda, io ci terrei, l'anno scorso ero andata a farla per provarla, per sapere già cosa, no, però a parte gli scherzi, sicuramente a finale ci saranno molte più ragazze e quindi sarà, nel senso oggi eravamo poche donne, però sul numero sai ne vengono sempre fuori di più e vedremo un po' anche domenica prossima. Io sono venuta qua anche perché sinceramente non so se riuscirò a finirla quella di domenica prossima, mi piacerebbe molto perché sto cercando di fare le prove del circuito di Coppa del Mondo, visto che si vive una volta sola ed era la prima volta, ho detto proviamo a farlo e non lo so, vedremo come andrà domenica e sono pronta al peggio, no dai, sono abbastanza, so cosa devo fare e proviamo a farlo al meglio. Siamo alla conclusione di questa splendida giornata sotto l'aspetto tecnico, agonistico ed organizzativo, la presenza importante dell'amministrazione comunale, in primis del sindaco, il signor Gabriele Reggiardo, che salutiamo. Quanto è importante questa manifestazione per un piccolo ma importante comune come il vostro? Beh, è importantissima per vari aspetti. Il primo, che poi è lo scopo della nostra amministrazione da quando siamo subentrati, è quello proprio di valorizzare la nostra area verde, perché parliamo di 100.000 metri quadrati di verde e di pianura e che va sicuramente valorizzata e sfruttata nel migliore dei modi. Questa è una delle tante occasioni per dare lustro a quest'area e soprattutto per farla conoscere, anche per far conoscere il nostro entroterra ai genovesi e ai nostri concittadini comunque, e soprattutto lo sport, che è un ciclo importantissimo, fondamentale anche per i nostri giovani, i nostri bambini e anche per noi adulti ovviamente. Grazie mille sindaco, la parola a Sandro Tuvo, che l'abbiamo sentito anche questa mattina. Allora, possiamo già stilare un bilancio di questa giornata sicuramente molto interessante anche per quanto riguarda i vincitori e le vincitrici delle due gare. Certo, siamo un po' meno nervosi rispetto a stamattina e contenti perché la manifestazione è filata, diciamo, tutto liscio, e quindi siamo contenti dell'aspetto tecnico perché al primo posto ha vinto uno straniero, nelle donne l'altra straniera è arrivata terza, quindi diciamo il carattere di internazionalità data a quest'anno alla manifestazione in previsione del campionato europeo 2025 è stata positiva. Ecco, l'ultima domanda, io quest'oggi nel commentare la gara ho rimarcato anche la presenza di sette comuni e quindi anche l'importanza di questo connubio, di questa collaborazione che è molto importante e significativa. Sì, l'abbiamo fatto anche alla presentazione in regione, come comitato regionale Ligure, la federazione ciclistica, proprio con questa gara intendiamo promuovere questa parte di territorio di questa area interna della provincia di Genova con i sette comuni, coi sei comuni genovesi e i due comuni in provincia di Alessandria, che però poi di fatto sono genovesi anche loro, per far sì che questo percorso diventi permanente e con l'aiuto promesso anche da parte dei privati si doterà nei punti giusti di centraline di ricarica per le e-bike, in modo tale che anche chi non è un atleta vero e proprio, ma un appassionato, può godere, diciamo, dei panorami e del territorio che questo percorso attraversa. Chiudiamo dando l'appuntamento al 2024? Sì, ora dobbiamo 2024, ora siamo, fateci respirare una settimana, però poi le idee ci sono, anche già quest'anno nel 2023 a settembre dovremo fare una cicloturistica per i bike Casella, Monteantola Casella,
in connubio col Parco dell'Antola, e quindi diciamo le idee ci sono, e bisogna cercare volontariato e anche qualche soldo per farle. Lo sport è la mia vita. Per allenamento accetto i sacrifici e la fatica, ma solo io conosco il reale valore di tutto questo. Le gare, l'adrenalina, il confronto con le mie avversarie per puntare al mio obiettivo competitivo. Con lo sport ritrovo sempre me stessa. È lo sport che mi dà la forza e la mentalità per superare i limiti davanti a qualsiasi difficoltà.